Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, di sabato, Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo oggi la festa di Sant'Antonio Abate, un santo lontanissimo da noi, nello spazio e nel tempo, ma molto vicino ai nostri cuori e alla nostra fede. La sua devozione, infatti, è diffusa praticamente in ogni luogo della nostra Italia, dell'Occidente e anche dell'Oriente cristiano. Per questo motivo siamo venuti a registrare la buona novella nella chiesa di Sant'Amato, vicino a Madonna del Carmine in Lanciano, perché qui c'è la statua di Sant'Antonio Abate che vedete al mio fianco. Antonio nasce in Egitto da una famiglia di agricoltori molto ricca. Aveva una sorella più piccola e nasce nell'antica Coma, attuale Cumans, nel 251 d.C., il 12 gennaio. Morirà a 105 anni nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 356. Egli rimase orfano intorno ai 18 anni, comunque prima dei 20 anni, e diventò amministratore di tutti i beni della sua famiglia e responsabile di questa sorella più piccola. Nel suo cuore, già quando i suoi genitori erano in vita, Antonio aveva sentito il desiderio di dare ai poveri le sue ricchezze e di dedicarsi completamente al servizio di Dio, in modo particolare nella preghiera. Per questo motivo, quando morirono i genitori, sistemò sua sorella presso una congregazione di donne consacrate ed egli si trasferì in una zona solitaria vicino alla città dove abitava. Lì cominciò a vivere nella preghiera, nella castità e cercando di vivere i comandamenti del Signore nel modo migliore possibile. Il suo esempio cominciò a diffondersi immediatamente e, senza che lui avesse fatto nulla, molta gente lo andava a trovare nel deserto, alcuni per ricevere dei consigli, altri per farsi guidare spiritualmente e altri ancora per vivere la sua stessa condizione di vita. Man mano che le persone diventavano numerose, egli si spingeva più all'interno nelle zone desertiche, fino poi a decidere di vivere in perfetta solitudine. Per questo motivo egli viene considerato il fondatore del monachesimo eremitico, e è l'unico, insieme con altri tre, a portare il titolo di grande. Infatti noi lo chiamiamo Antonio Abate, ma egli è anche chiamato Antonio del deserto, Antonio l'egiziano, Antonio il grande. Gli altri tre che hanno questo nome, questo aggettivo vicino al loro nome, sono il suo discepolo Atanasio,
che diventò vescovo di Alessandria e che scrisse la sua vita appena un anno dopo la sua morte, vita di Antonio nel 357 d.C., Basilio il Grande e Fozio di Costantinopoli. Di lui conosciamo una lotta terribile e prolungata nei confronti del demonio che lo tentava nelle forme più strane e impensabili. Di lui sappiamo che faceva dei lunghi digiuni, tanto che per un periodo della sua vita riceveva il pane semplicemente due volte l'anno, e sappiamo che teneva insieme la preghiera e il lavoro. Infatti aveva avuto una visione durante una notte in cui aveva visto un eremita come lui che divideva il suo tempo fra la preghiera e l'intrecciare una corda. Così lui capì che doveva dedicarsi sia alla preghiera che al lavoro, e con il lavoro si manteneva. Da lui andavano tantissime persone, come già accennavo, a chiedere consiglio. Si dice che perfino l'imperatore Costantino andò da lui per chiedere dei consigli. Egli lasciò soltanto due volte il deserto per tornare nella città, per incoraggiare i cristiani che erano perseguitati e per aiutare Atanasio nella lotta contro l'arianesimo. I suoi discepoli seppellirono Antonio nel 356 nel deserto della Tebaide in un luogo sconosciuto. Egli solo successivamente fu ritrovato e il suo corpo venne trasportato prima ad Alessandria di Egitto e poi, per difenderlo dalle profanazioni, fu spostato a Costantinopoli e infine nella Francia, dove per lui, nella Francia meridionale, fu costruita una chiesa. Intorno a questa chiesa nacquero anche gli Antoniani, i discepoli di Sant'Antonio, che come lui si dedicarono ai poveri e alla vita spirituale. Essi si dedicarono anche alla cura degli ammalati, in modo particolare agli ammalati del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, e per questo motivo allevavano anche dei maiali con il cui grasso facevano una medicina che poi spalmavano sulle piaghe delle persone per dare loro refrigerio. Il maiale veniva allevato da questi religiosi anche per il loro sostentamento, e nasce da qui la doppia tradizione che lega questo grande santo alla protezione contro il fuoco di Sant'Antonio e anche alla tradizione che, ad esempio, da queste parti a Fara Filiorum Petri fa nascere le farchie, o per esempio nella zona interna dell'Abruzzo, nella Marsica, a Colle Longo, fa accendere grandi fuochi. E anche il fatto che Antonio è considerato il protettore degli animali. Un tempo tutti gli animali venivano portati da Sant'Antonio il giorno della sua festa perché il Signore, tramite la sua intercessione, li potesse benedire e proteggere. Oggi sono soprattutto gli animali da compagnia che vengono portati, essendo diventata un po' più rara l'allevamento e la custodia degli altri animali, buoi, pecore, agnelli, maiali e quant'altro. Il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato ci permette di legare adesso la figura di Antonio. Antonio nel deserto non si perse nei particolari. Anche nella sua battaglia contro il demonio si concentrò sull'essenziale, e l'essenziale è Gesù Cristo, a cui Antonio ha dedicato tutta la sua vita. L'essenziale è l'amore
per Gesù, il quale ci ha lasciato un unico grande comandamento: amatevi come io vi ho amato. San Paolo, nelle sue lettere, ci ricorda che massimo compimento della legge è l'amore, e il Vangelo, ricordandoci che Gesù è Signore del sabato e che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, ci richiama da una parte l'importanza delle leggi, ma dall'altra il fatto che le leggi sono a vantaggio delle persone, che non possono essere accumulate e osservate esteriormente, mancando poi di rispetto alle persone stesse. Lo sappiamo per esperienza, moltiplicare le leggi non ci aiuta. Rendere innumerevoli le leggi non fa delle leggi stesse qualcosa che è utile per le persone, ma soltanto qualcosa che rende complicata la vita delle persone. Naturalmente nessuno può fare sempre di testa sua. Alcune regole fondamentali per il vivere comune ci vogliono, ma sempre ricordandoci che le leggi servono alle persone e non le persone che devono servire per le leggi stesse. Allora impariamo a vivere secondo il comandamento dell'amore. Impariamo ad assoggettare all'uomo e alla sua dignità ogni legge e ad apprezzare ogni legge nella misura in cui aiuta l'uomo. Altrimenti anche una legge importantissima come quella del sabato, che era forse la legge più importante per il popolo degli ebrei, perché il sabato fu rispettato da Dio stesso, il settimo giorno della creazione, diventa qualcosa che va contro l'uomo. Infatti aveva perso la caratteristica del riposo e della libertà per l'uomo, anche per l'uomo schiavo, anche per l'uomo servo, ed era diventato un peso insopportabile per le persone, perché contava loro i passi che potevano fare, i gesti che potevano compiere, quelli che non potevano compiere, i mestieri che in quel giorno potevano essere realizzati. Ben 39 mestieri non si potevano fare nel giorno di sabato. Gesù, citando l'esperienza di Davide e dei suoi soldati che mangiano i pani dell'offerta, che solo i sacerdoti potevano mangiare, ci ricorda questo: vino nuovo in otri nuovi. Ci ricorda che il Signore non vuole appesantirci con le sue leggi, ma vuole aiutarci attraverso le leggi e i comandamenti ad esprimere in pienezza la nostra umanità, a vivere un umanesimo veramente integrale, un umanesimo in cui c'è spazio per noi stessi, per i nostri fratelli e le nostre sorelle e per Dio. Antonio, con il suo esempio, con la sua lunga vita, con la sua fedeltà, con la sua costanza, con la sua perseveranza nella resistenza alle tentazioni, nella preghiera, nell'ubbidienza alla volontà di Dio, ci accompagni in questo percorso. Tanti auguri a tutti coloro che al maschile e al femminile oggi festeggiano il loro onomastico.